Quale scegliere tra Realme GT e Xiaomi Mi 11 Lite 5G? Scopriamolo insieme nel confronto diretto. Il design di questi due prodotti mi piace parecchio, perché in ambo i casi ci si trova di fronte ad uno smartphone con una sua identità. Realme GT ha delle dimensioni in pianta inferiori alla media e nella colorazione gialla presenta un retro in ecopelle piacevole al tatto e che lo rende unico. Così come Mi 11 Lite 5G è unico per il suo design estremamente sottile e il peso di soli 159 grammi. A livello di qualità costruttiva i due medio gamma sono sullo stesso piano, mentre nell'uso ad una mano vince di poco il Realme grazie al fatto che è più stretto, anche se va detto che il peso inferiore dello Xiaomi in sessioni di utilizzo prolungato si fa apprezzare parecchio. I display AMOLED di questi due smartphone offrono un'ottima visibilità sotto luce diretta del sole, mentre parlando di qualità vince lo Xiaomi, merito della maggior nitidezza dovuta al minor spazio tra vetro e display e della tecnologia 10 bit che gli consente di riprodurre i colori in maniera più accurata. Senza dimenticare che se vi piace guardare contenuti su Netflix, dei due solo lo Xiaomi può riprodurre contenuti in HDR10. L'unico vantaggio dello schermo del Realme, che è comunque un ottimo pannello, sta nella maggiore frequenza di aggiornamento, che, unita all'hardware più prestante, si fa sicuramente apprezzare tra un pubblico di appassionati e amanti della fluidità. Realme GT ha un sensore di impronte ottico situato sotto il display, mentre Mi 11 Lite 5G ha un più classico sensore di impronte fisico laterale. In termini di velocità di sblocco siamo alla pari, ma appoggiando le dita sui rispettivi sensori per un attimo davvero breve, notiamo come la soluzione fisica sia ancora un po' più rapida nella lettura. Un piccolissimo vantaggio che secondo me si contrappone al maggior vantaggio di una soluzione frontale che è più comodamente raggiungibile in svariate situazioni. Come dimostrato dai benchmark, la piattaforma hardware su cui si basa Realme GT è più potente di quella a bordo del Mi 11 Lite 5G, che tuttavia rimane comunque una delle migliori soluzioni della fascia media, tant'è che la potenza non manca affatto e a livello di temperature e consumi si comporta meglio dello Snapdragon 888, che è comunque ben gestito dal Realme grazie ad un sistema di raffreddamento a vapore. A proposito di calore percepito sulla scocca, lo Xiaomi, per via del suo design estremamente sottile, risulta sempre più caldo del Realme nonostante la temperatura sulla CPU sia inferiore. Come starete notando da queste immagini, Mi 11 Lite 5G è uno smartphone veloce, infatti i tempi di caricamento sono sempre ridotti. Tuttavia, se siete fissati con l'esperienza d'uso, è impossibile non apprezzare il fatto che il Realme GT sia praticamente fulmineo. Tant'è che apre tutte le app all'istante con tempi di caricamento pressoché nulli, merito senza dubbio della memoria di archiviazione di tipo UFS 3.1. L'unico aspetto che va limato nell'esperienza d'uso del Realme riguarda la gestione della RAM, visto che aprendo parecchie app verranno quasi tutte ricaricate, cosa che per fortuna non succede se si tengono aperte non più di 4-5 app per volta. In fase di gioco i due smartphone si comportano entrambi benissimo. Notare delle differenze importanti non è cosa semplice visto che lo Snapdragon 780G del Mi 11 Lite 5G non ha problemi nel digerire uno dei titoli più pesanti come Asphalt 9, anche se, prestando molta attenzione, ho avuto l'impressione che il frame rate sul Realme fosse spesso più alto, ma un po' meno costante rispetto allo Xiaomi. Se giocate a titoli come COD e PUBG Mobile, le differenze sono addirittura inferiori. Quindi, a meno che non vogliate assicurarvi di poter giocare con i dettagli al massimo, anche a titoli che arriveranno tra qualche anno, potete scegliere tranquillamente il Mi 11 Lite 5G.
Realme GT e Mi 11 LED 5G al posteriore offrono la stessa configurazione di fotocamere, ovvero principale da 64 megapixel da ambo le parti, ma con sensore un po' più grande per il Realme, ultra grandangolo da 8 megapixel e un seminutile terzo sensore per macro ultra ravvicinate. All'anteriore, fotocamera da 16 megapixel per il Realme e da 20 sullo Xiaomi, ma il sensore è un po' più grande sul Realme GT. Le foto ultra-wide diurne, nel complesso, vengono meglio sullo Xiaomi, merito di una miglior gestione delle alte luci, della resa cromatica spesso più gradevole e ogni tanto anche di una maggior quantità di dettagli, anche se non mancano le volte in cui risultano preferibili le immagini più luminose del Realme rispetto a quelle un po' troppo scure del Mi 11 LED 5G. Nelle foto ultra-wide a sera, in alcune situazioni, si fa fatica a notare delle differenze, mentre in altre è palese che il Realme tende a caricare i colori molto più dello Xiaomi, aspetto che può piacere o meno in base ai propri gusti. Gli scatti diurni delle fotocamere principali, assoggetti a diversi metri di distanza, ancor più degli scatti ultra-wide, mettono in evidenza il fatto che il Realme realizza delle immagini più contrastate e con colori più carichi rispetto allo Xiaomi, che invece ha un approccio più naturale. Personalmente preferisco i colori naturali delle foto di Mi 11 LED 5G, ma è un qualcosa di estremamente soggettivo, perché magari molti di voi potrebbero essere attratti dagli scatti più vivaci del Realme. Insomma, in queste situazioni non si può stabilire un vincitore, anche perché la quantità di dettagli catturata è praticamente la stessa. Nelle foto a soggetti più vicini e magari anche in condizioni di luce medio-basse, rimangono le differenze cromatiche già discusse, mentre in termini di dettaglio Realme GT riesce spesso a far meglio, merito probabilmente del sensore fotografico un po' più grande. A sera, tralasciando i due scatti troppo gialli alla Torre Normanna, trovo che la resa generale del Realme GT sia davvero buona e superiore a quella dello Xiaomi, merito probabilmente di un software molto ben tarato per queste situazioni. E inoltre, se effettuiamo dei crop, ci rendiamo conto che le foto serali di Realme GT sono anche più dettagliate, quindi punto netto al dispositivo più potente per le foto in condizioni di luce difficile. Realme GT e Mi 11 LED 5G sono sprovvisti di ottiche dedicate per le foto zoom, quindi per degli ingrandimenti devono affidarsi all'interpolazione, con risultati che per dettaglio sono molto simili di giorno e sensibilmente migliori su Realme GT a sera. I video in 4K a 30 fps sono ugualmente stabili, i colori risultano un po' più carichi sul Realme e abbastanza naturali sullo Xiaomi, mentre per dettaglio, anche se si nota a fatica, meglio il filmato di Mi 11 LED 5G, che tuttavia, a differenza del Realme, non può filmare in 4K a 60 fps. 4K a 60 fps che su Realme GT è addirittura stabilizzato. Tirando le somme sui comparti fotografici, come spesso accade quando si mettono a confronto due prodotti dal prezzo di listino simile, non c'è un vero vincitore. Mettendola ai punti Realme GT si posizionerebbe leggermente sopra Mi 11 LED 5G, perché scatta foto più dettagliate quando le condizioni di luce non sono ottimali, perché l'esperienza di scatto è più rapida e perché può girare filmati anche in 4K a 60 fps. Ma non dimentichiamo che lo Xiaomi offre una resa spesso migliore di giorno con la fotocamera ultra-wide, realizza video più dettagliati e foto e video dai colori più naturali, dunque resa cromatica che secondo me è la vera discriminante che può farvi propendere per l'uno o per l'altro. Realme GT è dotato di una batteria dalla capacità leggermente superiore rispetto a quella del Mi 11 LED 5G, ma vi ricordo che lo Snapdragon 780G a bordo dello Xiaomi consuma un po' meno, quindi alla resa dei conti l'autonomia che sono in grado di offrire questi due smartphone è molto simile. Nel mio caso con entrambi riesco a coprire una giornata di utilizzo medio con 5 ore e mezza di schermo attivo e un'autonomia residua a fine giornata compresa tra il 10 e il 20%. In poche parole, nessuno dei due è un battery phone, ma allo stesso tempo vanno usati parecchio per scaricarli prima di sera, situazione in cui potete sfruttare la carica rapida a 33 W sullo Xiaomi e addirittura 65 W sul Realme, il che vuol dire che in mezz'ora potete portare la batteria da 0 a 100. Su ambo i dispositivi, al momento delle riprese, erano presenti le patch di giugno, ma secondo la mia esperienza con altri dispositivi delle due aziende, posso dirvi che Realme ha da aggiornare più spesso,
circa ogni mese e mese e mezzo contro i 2-3 mesi di Xiaomi. A proposito di interfacce e funzioni, vi dico soltanto che se vi interessa l'Always On Display, dovete scegliere per forza il Realme, visto che quello dello Xiaomi è limitato a soli 10 secondi. Mentre se volete più info in merito alle interfacce e funzionalità di questi due smartphone, vi rimando alle rispettive recensioni. Riguardo la stabilità e l'assenza di bug, vi dico che sempre secondo la mia esperienza pregressa con altri smartphone, è Realme l'azienda da premiare, con Xiaomi che invece ha avuto ben più di qualche scivolone. Anche se devo ammettere che gli ultimi Xiaomi, Redmi e Poco che ho provato, tralasciando Redmi Note 10 5G, non mi hanno dato il benché minimo problema, nemmeno riguardo i sensori di prossimità. Invece, parlando esclusivamente di questi due smartphone allo stato attuale, devo dire che mi sono trovato ugualmente bene con entrambi. Con lo Xiaomi che ogni tanto può mostrare qualche piccolo glitch grafico, e il Realme che presenta un bug che fa rimanere lo schermo acceso a bassissima luminosità durante la ricarica. In termini di ricezione del segnale telefonico, del wifi e del GPS, mi sono trovato ugualmente bene con entrambi, così come in termini di qualità audio in fase di chiamata non ci sono differenze da segnalare. Riguardo l'audio in fase di riproduzione di contenuti multimediali, il suono prodotto dagli speaker integrati dello Xiaomi risulta leggermente più cupo di quello del Realme, ma l'atto pratico senza fare confronti, sotto questo punto di vista non cambia granché. Entrambi offrono una qualità sonora nella media, quindi ok, ma non paragonabile a smartphone top di gamma con speaker dal suono più bilanciato e caldo. In merito a connettività e sensori su ambo i dispositivi non ci sono assenti di rilievo. Dunque approfitto di questo spazio per ricordarvi che solo il Realme è dotato di ingresso jack e che solo lo Xiaomi può beneficiare della presenza dell'emettitore infrarossi e dell'espansione di memoria rinunciando alla seconda SIM. I prezzi di listino di Realme GT e Mi 11 Lite 5G sono molto vicini, 499€ per il primo e 449€ per il secondo, ma se guardiamo gli street price tra i due dispositivi ci sono ben 120€ di differenza, con lo Xiaomi che può essere acquistato facilmente per circa 330€, contro i ben 450 che servono per portarsi a casa il Realme. Per queste cifre, per chi guarda il rapporto qualità-prezzo, non c'è storia. Vince Mi 11 Lite 5G, che con una cifra relativamente bassa permette di avere accesso ad uno smartphone che fa bene a 360 gradi e che risulta molto più sottile e leggero di tutti i suoi competitor. Invece, per chi non bada troppo ai prezzi, la scelta è una questione di gusti ed esigenze. Realme GT tra i due è la miglior scelta per chi vuole il massimo della potenza e reattività, per chi desidera uno smartphone dalle dimensioni in pianta inferiore alla media, per chi non vuole rinunciare all'ingresso jack, per chi vuole caricare lo smartphone nel minor tempo possibile e per chi vuole un telefono con un retro dal touch and feel diverso dal solito, ma anche per chi ci tiene a girare video in 4K 60fps, per chi vuole una qualità fotografica leggermente superiore quando le condizioni di luce non sono ottimali e per chi vuole puntare su un'azienda che ha mostrato maggiore affidabilità lato software. Diversamente lo Xiaomi è la scelta giusta per chi vuole un prodotto estremamente sottile e leggero, in grado di catturare foto più naturali e video più dettagliati, per chi vuole uno smartphone con display di maggiore qualità, con l'emettitore infrarossi e un software che a livello di cura e bellezza delle animazioni non è secondo quasi a nessuno. Detto ciò, spero che il confronto vi sia piaciuto e che sia stato utile ad alcuni di voi per effettuare una scelta. E vi ricordo come sempre che in descrizione al video vi lascio il link per acquistare gli smartphone protagonisti del confronto e supportare al contempo il canale, oltre ai link per seguirmi su Telegram e Instagram, piattaforme che utilizzo rispettivamente per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia e aggiornarvi sulle attività del canale. Arrivati a questo punto, vi invito a commentare il video scrivendo quale comprereste tra Realme GT e Mi 11 Lite 5G, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.